Questo maiale mi ha fatto crashare il PC. Molto divertente che qua nel deserto piova e qui nella savana invece è solo diventato tutto grigio. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Non mi ricordo se durante i temporali possono comunque spawnare mob anche se è giorno o no. Fortunatamente abbiamo altri fiorellini, così possiamo fare altro Opus Cementicium per la mia bellissima villetta sulla spiaggia. Sperando che 16 bastino per fare le ultime mura. Tanto comunque volevo collegarla all'altra, quindi. Tanti cassoni diversi ammassati insieme, come in Terronia. Facciamo anche un po' di texturing. Si è spawnata la mucca. Non bastava tenerla così al sicuro. È un peccato. Vabbè. Avrei voluto un sacco efficiency, veramente. Ok, fortuna è buono per il piccone soprattutto, perché puoi prenderti più roba quando scavi, eccetera. Però anche Silk Touch, per esempio, per questo vetro sarebbe stato utile. Sento di essere stato fortunato, ma non tanto. Fortunato. Stiamo già definendo un po' la casina, la casupola. Io rischio di morire costruendo le case. Voglio pretendere anche di sopravvivere su Minecraft. Ma ragazzi, ma smettetela di seguire il mio canale. Stavo scherzando, per favore iscriviti al canale. Lascia like, porco di... Non si dice. Secondo me è troppo in alto così. Sì, così mi sta iniziando a piacere. Un pochino più style and modern. Ok, mi stavo concentrando un po' sul design di questo affare. Secondo me sta venendo abbastanza bene. Casina un po' messa insieme con parti a caso. Sì, è una cosa che mi stimola l'appetito. E magari, non so se eliminerei questo angolo qua, per esempio. Giusto per avere una cosa del genere. Ci saranno gli ultimi dettagli che farò poi. E manca metà della casa. Forse è un dettaglio anche questo, però. Devo ancora fare il tetto, chiaramente. Io cos'è cosa vorrei? La stone cutter, però. Ma la stone cutter funziona sul legno, mi sa di no. Beh, in ogni caso, comunque, io ho abbastanza legno di acacia. Aggeggia legno, aggeggia. Shoot all your problems away. Shoot all your problems away. You'll be fine, just having fun. Just shoot all your problems away. Ciao, creeper. Oh man, avrei dovuto overreactare forse a quel creeper facendo: oh no, sta per distruggermi la casa, ti prego non farlo. Ma basta che vi allontanate dal creeper, non ci vuole tanto. Lo sentite esplodere e vi allontanate. A meno che non sia troppo tardi e l'avete fatto suonare per troppo tempo. In quel caso siete fottuti, ciao coglioni. Andiamo a vedere quanta dirt abbiamo raccolto nella nostra cesta della dirt. Sì, 4 stacche e mezzo potrebbero bastare, sai. Anzi, vado a controllare per sicurezza nello screenshot che mi sono fatto l'altra volta per controllare se lo screenshot era fatto bene l'altra volta per controllare lo screenshot dello screenshot. Ora, la prossima cosa da prendere sarebbe la sand, 1 stacco e mezzo e poi dei blocchi da costruzione, che poi ci pensiamo. Pensiamo mi sia abbastanza bene. L'unico problema che abbiamo in questo momento è uno. Voglio degli enchantment un po' più potenti per piccone, pale e ascia, perché in questo momento tutto quello che ho è fortuna 1, che per quanto possa essere utile per il piccone, la pala e la zappa, diciamo che ne deficitano un po'. Perché io non posso farmi una farm finché non ho almeno 2 mucche. Quindi, se potessi più gentilmente spawnarmi una mucca in questa bell'isoletta o semi-isoletta, cioè, sarebbe un po' simpatico, no? Sarebbe simpatico. Vado a prendere la sand che c'è dall'altra parte. Questa è la mia tecnica per trasportare gli animali. So che è un po' non convenzionale, ma. Mi annoio. Una cosa carina che ho visto adesso è questa. Efficiency 2. Questo è buono, buono, buono. Peccato che non abbia lontanamente abbastanza ferro per farmi un'incudine. Ok, abbiamo ampliato un po' la casa. Abbiamo fatto un pochino di. C'è un buco. Abbiamo fatto un pochino di ammodernamenti. Abbiamo creato la nostra prima farm di morte, ovvero la farm di mucche, alquanto proliferosa, proliferante. Stanno iniziando già i primi incesti, quindi io direi che possiamo chiudere qua il video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e succhiatemi il capo. No, beh, scherzo. Noi ci vediamo nel prossimo video.